Venerdì 8 maggio a Grugliasco è stato inaugurato lo sportello Antenna Europa, un punto informativo all'interno dell'Informa Giovani che sarà a disposizione di tutti per informazioni relative proprio all'Europa. Durante la conferenza che si è tenuta nella sala consiliare sono state inoltre illustrate le iniziative che hanno coinvolto i giovani grugliaschesi in questi anni come Piazza Ragazzabile, il treno della memoria, Ovest Fest e il viaggio in Burkina Faso. Lo sportello Antenna Europa è importantissimo per la nostra città. Abbiamo iniziato da oggi a creare questo sportello proprio grazie al mondo giovanile. I giovani con questo sportello sentiranno sempre più vicini all'Europa, sentiranno sempre in contatto. Fino ad oggi l'Europa è sempre sembrata una cosa lontana e irraggiungibile. Da oggi, grazie a questo sportello, nella nostra città i giovani saranno più vicini per qualsiasi cosa, al turismo, allo sport, alla scuola, a dei progetti di finanziamento, a qualsiasi roba che possa servire per il loro futuro e soprattutto a sentirsi sempre di più cittadini europei e non solo più cittadini italiani. I nostri giovani conoscono l'Europa sui libri, ma non ci sono state in effetti fino adesso politiche che abbiano stimolato il senso d'appartenenza. Questa è un'opportunità importante che pratichiamo insieme alla provincia, ma anche se su questo territorio devo dire che già da 2 anni stiamo lavorando con i giovani, con i ragazzi, per andare più spesso in Europa, anzi per essere europei tutti i giorni. Credo che possa essere uno strumento molto utile rispetto alla conoscenza delle opportunità che l'Unione Europea offre. Poi forse l'appartenenza si costruisce dopo, dal mio punto di vista, nel senso che io immagino, se sono un ragazzo giovane, scopro che posso fare un'esperienza di viaggio, un'esperienza di studio, un'esperienza di lavoro e qui trovo la conoscenza di quello. Poi se faccio quell'esperienza, allora forse dentro quell'esperienza costruisco un senso di appartenenza, qualcosa che se no rimane comunque molto lontano. Io spero, in parte penso, spero soprattutto che possa funzionare. Allora, oltre a gestire appunto il servizio Informa Giovani, quindi più uno sportello informativo, seguiamo più attivamente delle attività che vedono la partecipazione giovanile, primo fra tutti il progetto Università, che è un progetto di servizio civile che coinvolge i giovani grugliaschesi nella gestione di uno sportello informativo all'interno delle facoltà di agraria e medicina veterinaria. Si pone come un servizio per stabilire un contatto tra i cittadini di Grugliasco, tra gli studenti di Grugliasco e la città, perché spesso questi studenti che arrivano sono fuori sede, quindi non conoscono la realtà, le attività del territorio. Poi siamo coinvolti anche nelle iscrizioni per il progetto Piazza Ragazzabile, che è un progetto invece che coinvolge dei ragazzi, una fascia d'età dai 15 ai 18 anni, e li vede coinvolti in attività pratiche proprio al servizio della città, quindi rifacimento di giardini, riordino, appunto, e questo permette loro di mettersi direttamente e manualmente al servizio della cittadinanza, della propria città. Ecco, tu hai partecipato a un'iniziativa, il treno della memoria, ecco, di cosa si tratta? Allora, il treno della memoria è un'iniziativa promossa dall'associazione Terra del Fuoco, ACMAS Terra del Fuoco, che coinvolge i diversi comuni del territorio della regione Piemonte, anche delle altre regioni. Il comune di Grugliasco ha aderito a questo progetto, da quest'anno ha aperto la possibilità di partecipare, oltre agli studenti delle scuole superiori, anche ai ragazzi che partecipano attivamente a dei gruppi informali come associazioni, parrocchie, gruppi di organizzazione di eventi del territorio e iniziative per i giovani del territorio. Il treno della memoria è un treno che si svolge in occasione della giornata della memoria, che si celebra il 27 di gennaio ogni anno. È un viaggio che si fa a Cracovia e nel quale si vanno a visitare, a conoscere da vicino i campi di concentramento di Auschwitz e di Auschwitz-Birkenau. Si sta 6 giorni a Cracovia, poi si va a visitare i campi di concentramento, si cerca di fare un lavoro di sensibilizzazione sulle tematiche della diversità, della tolleranza, del razzismo, eccetera.